scusate solo come sistemiamo. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sì, abbiate pazienza, purtroppo qua arriva un rumore abbastanza disturbante per un brusio che si sente. Se per cortesia chi ha bisogno di parlare si mette un attimo fuori, perché davvero è un po' disturbante. Grazie. Allora, una campagna per lo screening è una campagna che abbiamo lanciato come salute pubblica, ovviamente richiede un confronto con gli interessati oltre che con le istituzioni. Vorrei, anche per coerenza con l'intervento che ho fatto prima, richiamare un attimo l'attenzione sul rapporto che c'è tra uno screening e un'attività di prevenzione primaria, che invece è un po' il nocciolo del pensiero che ha sempre accompagnato Medicina Democratica dal suo nascere. È evidente che noi non possiamo accettare la produzione di tumori al polmone o che la produzione di tumori al polmone prosegua indisturbata, e quindi concedere solo un screening perché sia precocemente diagnosticato questo male e che sia ridotta quindi la mortalità legata a questo tumore. Tuttavia c'è un problema che secondo me è corretto anche in questa prospettiva porsi, un quesito che è giusto porsi, che è quello: cosa facciamo per coloro che comunque consapevolmente o inconsapevolmente, sicuramente in modo indebito, sono stati tanti anni fa esposti e quindi quel rischio lo stanno correndo ancora oggi. Noi sappiamo che ci vogliono anche 30-40 anni per sviluppare una neoplasia. Ci sono state in Italia numerose attività da parte delle regioni nei riguardi di lavoratori esposti a cancerogeni in grado di provocare soprattutto tumori al polmone. E come vedete da questa diapositiva, i primi tentativi di organizzare uno screening risalgono alla metà degli anni 90 e si sono ultimamente intensificati, soprattutto vi sono regioni che stanno organizzando queste attività, sia pure con protocolli piuttosto diversificati. E c'è stato nel 2011 un gruppo di lavoro presso il Ministero della Salute che ha concluso che l'attività debba essere svolta in maniera molto cauta su lavoratori altamente esposti fino a 30 anni dopo la cessazione dall'esposizione, e sono stati così proposti dei percorsi che questi diagrammi di flusso illustrano, i quali diciamo tendono inizialmente a valutare giustamente anche l'entità dell'esposizione soprattutto all'amianto e poi giungere a degli esami diagnostici. Uno studio preliminare della Regione Veneta è stato molto approfondito dal 2000 al 2003, e sono stati invitati 2000 lavoratori e dopo aver stimato la esposizione, il 58% di questi hanno aderito. Fino a luglio 2005 erano stati individuati 1165 persone,
con 375 casi di placche pleuriche, 242 noduli polmonari, il 20%, 19 casi di asbestosi, 5 casi di cancro al polmone, tutti in fumatori o ex fumatori, e in 2 casi coesisteva asbestosi e 3 casi di mesotelioma pleurico. È stata trovata una relazione lineare tra l'esposizione cumulativa all'asbesto e il rischio di placche pleuriche, ma non con il rischio di noduli polmonari. I 338 soggetti con il nodulo polmonare sono entrati in un follow-up radiologico, ripetendo la TAC a 3, 6, 12 e 24 mesi, per individuare eventuali ingrandimenti dei noduli polmonari e delle placche pleuriche. Si è individuata una soglia di 200 fibre millilitro per anni per definire il gruppo ad alto rischio, in quanto questo consente una generalizzazione eticamente accettabile e fattibile dal punto di vista economico. La sorveglianza sanitaria è stata offerta attivamente al gruppo con più alto rischio di contrarre il tumore, che è stato individuato in fumatori, ex fumatori e con esposizione uguale o superiore alle 200 fibre CC uguali. I soggetti dovevano avere età tra i 50 e i 70 anni. L'eccesso di rischio da cancro al polmone connesso alle radiazioni per un uomo di 50 anni fumatore che si sottopone annualmente a uno screening con TAC spirale è dello 0,23% in aggiunta al suo rischio di base del 15,8%. Dopo questo studio la Regione Veneto è passata, diciamo, ad un'offerta di screening secondo questi parametri di selezione. Più recentemente c'è una meta-analisi italiana, anche se il nome è francese, e dello statistico che ha firmato il lavoro. In questi 19 studi che sono stati condotti su ex esposti all'amianto fumatori, e via un'alta rilevazione di tumori al polmone con un tasso di diagnosi che si avvicina all'1% nei fumatori, per cui conclude che vale la pena farlo soltanto a esposti ad amianto e contemporaneamente fumatori o ex fumatori. Lo studio invece friulano, anch'esso pubblicato qualche mese fa, è molto più, diciamo, ottimista. Nei 926 soggetti partecipanti rispetto ai 1500 soggetti che non hanno partecipato allo screening perché non vi hanno aderito, è stata utilizzata una TAC a basso dosaggio. L'arruolamento è iniziato nel 2002 ed è terminato il follow up nel 2011. Allora, i soggetti che hanno partecipato, vi è una minore mortalità per tumore al polmone rispetto al Friuli e rispetto all'Italia, nei non partecipanti una maggiore mortalità e c'è una minore mortalità del tumore al polmone rispetto ai non partecipanti. Quest'altro studio francese invece è una meta-analisi di 7 studi su 5.074 ex esposti nei tumori al... I tumori sono stati l'1% dei soggetti screenati, forti fumatori. Potrebbe ridurre quindi la mortalità. L'attacco è quella a basse dosi, che ha, diciamo, una dose poco superiore a quella di una radiografia del torace. Bisogna attendere una latenza di almeno 20-25 anni, bisogna eseguire un'attenta stima dell'esposizione all'amianto e attenzione anche qui ai soggetti con doppio rischio. E in questo studio invece giapponese ci dà delle notizie rispetto ad una esperienza condotta sulla popolazione. Siamo ad Hitachi, una città molto industrializzata dove c'era un eccesso di mortalità per tumore al polmone nella popolazione. È stata offerta dalla stessa Hitachi, l'azienda che porta il nome della città, una
un attacco con adesione volontaria alla popolazione. Dal 98 al 2006 sono state effettuate 61.000 attacchi su 25.000 soggetti, quindi il 30% della popolazione. Sono stati diagnosticati 210 tumori al polmone, ma la cosa che sorprende è che vi è una riduzione della mortalità per tumore nella popolazione della città del 24%, 4-8 anni dopo l'inizio dello screening. Il vantaggio che viene anche riportato è quello che l'attività di screening consente di diagnosticare altre patologie polmonari come l'enfisema e la fibrosi, e quindi adottare delle modificazioni o consigliare delle modificazioni di abitudini di vita possono portare dei vantaggi di salute. Anche qui ovviamente è da indagare l'effetto delle radiazioni ionizzanti. L'uso della TAC a basso dosaggio però è presente in molti studi negli ultimi anni, qui ve ne è un elenco, mi soffermo solo sullo studio italiano MILD, il quale aveva concluso dopo un follow up di 5 anni che non vi era un vantaggio nella mortalità. Qua si parla di soggetti che fumavano più di 20 sigarette, pacchetti di sigarette all'anno. Il vantaggio non c'era quando il follow up si fermava a 5 anni, c'è invece quando si protrae a 10 anni, questo è uno studio recentissimo. E quello che anche sorprende è che il Servizio Sanitario Nazionale inglese ha avviato proprio in queste settimane uno screening di popolazione con TAC mobili nei parcheggi degli ipermercati in 10 aree del paese con elevati tassi di mortalità per tumori polmonari, contando di arruolare 600.000 soggetti tra i 55 e i 74 anni, fumatori ed ex fumatori, e diagnosticare precocemente 3.400 tumori. Lo screening permette di diagnosticare precocemente anche malattie cardiache e polmonari come la BPCO, consentendo così di instaurare terapie e stili di vita, come dicevo, in grado di ridurre la mortalità. Si sa anche che lo screening può produrre procedure inutili in soggetti con noduli benigni e un rischio di tumore da radiazioni. Tuttavia i benefici superano i danni, per questo bisognerebbe indirizzare lo screening verso soggetti a rischio. Concludo questa rapida rassegna dell'evidenza sulla TAC a basso dosaggio come il metodo di screening, che la riduzione dei soggetti ad alto rischio è evidente in numerosi studi, qui faccio riferimento all'amianto e al fumo, ma consideriamo anche che gli ambienti di lavoro, soprattutto per quello che è stato detto da Puma poco prima di me, sono pieni anche di altri cancerogeni certi per il polmone come il cromo, per citarne uno, oppure la polvere silicea, che è anche quella un cancerogeno certo per il tumore. L'efficacia sembrerebbe maggiore nei fumatori di più di 20 pacchetti all'anno e il lungo follow up sembra fornire un risultato migliore. È indifferente al momento la frequenza con cui si ripete la TAC. È importante una corretta valutazione dell'esposizione all'amianto ma anche ad altri cancerogeni, la valutazione della dose da radiazioni ionizzanti e il rischio oncogeno e falsi positivi sono problemi da tenere presenti, però diciamo, possiamo anche ritenere che l'impiego di metodiche non ionizzanti possa abolire questo rischio, pensiamo alla risonanza magnetica, o iniziali evidenze di utilità sulle popolazioni in area ad elevata mortalità, come dicevamo nel Servizio Sanitario inglese, ma senza andare lontani possiamo trovare situazioni di elevata mortalità per cancro al polmone sia nella popolazione di Taranto sia nella popolazione maschile della provincia di Lecce, come sappiamo da alcune recenti release. Ruolo preventivo delle abitudini di vita, anche queste vanno valorizzate. La Fondazione Lineare Salute e Sanità per esempio sostiene
che alimentazione e movimento possono anche nei soggetti a rischio ridurre questo rischio di tumore al polmone. I costi non considerano, però i costi che spesso le istituzioni pongono come limite per l'effettuazione degli screening non tengono conto dei costi delle terapie per neoplasie polmonari avanzate e i costi delle perdite di salute per, nel caso di tumori polmonari diagnosticati in fase avanzata. Ovviamente, come dicevo all'inizio, questo discorso va inserito in una complessiva visione per la quale non è accettabile comunque un lavoro che comporti notoriamente una perdita di salute, quindi io ci terrei a rimarcare questa premessa fondamentale anche quando ci si approccia a un tema come questo che è di prevenzione secondaria. Grazie. Grazie. Non abbiamo commenti. Bene, prego. Allora, sono Rosaria Sciarchi, Banco d'Italia. Dottore, lei ha parlato prima di prevenzione e di costi. Sappiamo benissimo che purtroppo effettuare delle visite richiede spesso dei costi, anche dei tempi di attesa abbastanza lunghi. In tal senso, per i lavoratori che sono esposti ad amianto e comunque ad altre sostanze nocive, ci sarebbe la possibilità di accorciare i tempi in qualche modo o secondo lei si può trovare qualche soluzione? Laddove si avvia uno screening, i soggetti ovviamente sono invitati, se si adotta una modalità di screening attivo, e quindi non vi è il problema delle attese a cui faceva riferimento. L'occasione che lei mi offre è buona per dire che purtroppo tra le situazioni di svantaggio che la realtà di Taranto, per esempio, rispetto al rischio per la salute che l'ILVA costituisce, è aggravata dalla difficoltà di accesso alle cure, che laddove non significa precisamente mancanza di una risorsa per una che risponda a una risorsa terapeutica o diagnostica, significa invece più spesso lentezza o difficoltà di accesso o ritardo di accesso per carenze strutturali e per mancanza di personale, no? Questo è sicuramente un dato da tenere presente.